Benvenuti al secondo appuntamento con prima della prima in tv, quest'oggi parleremo di un'opera, Le guerre di Ulisse, un'opera che vedrà protagonisti 100 ragazzi della banda giovanile eh, John Lennon, il coro veneziani di, di Ferrara, e avrà una, una protagonista che è Frida Bollani Magoni, la, la, la sentiremo cantare e suonare al, eh, al pianoforte. E tutto questo avverrà il 2 dicembre qui al Teatro Comunale eh, di Ferrara. Quindi le guerre di Ulisse scritte dal qui presente il professor Patrizio Bianchi, l'orchestra sarà diretta, la Banda giovanile Giollenno, da eh, Mirko Besutti. Le musiche sono appunto di eh, Marco Somadossi e eh, Frida Bollani Magoni. Ma la cosa più importante di eh, questa eh, puntata è sicuramente il, la quarta B del liceo eh, Roiti di Ferrara e Francesco Schiavone ci presenterà i suoi compagni di classe. Buongiorno a tutti, noi siamo la classe quarta P del liceo scientifico Antonio Roiti di Ferrara, Scienze applicate. E, che dire, con il progetto Prima della Prima e con l'opera Le guerre di Ulisse di Patrizio Bianchi abbiamo realizzato un approfondimento che è stato... Um, svolto in un'ottica prettamente di metodo scientifico che è andato ad analizzare punto per punto tutte le sfaccettature e le varie diciamo, considerazioni che sono emerse nella nostra analisi dell'opera. E quindi siamo andati a, 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 a svolgere diciamo, un'analisi che ha come tema principale che verte sulla guerra come modo di risoluzione dei conflitti ma soprattutto sull'insensatezza di quest'ultima tema che più che mai è attuale e che comunque si evince, emerge da quella che è anche l'opera letteraria analizzata. Bene, grazie Francesco. Allora, facciamo una, una breve storia. Allora, il professore Patrizio Bianchi, eh, ho, insomma, ci siamo incontrati, lui è un grande appassionato d'opera, quindi qui in, in teatro mi aveva raccontato di... Questa sua opera che aveva scritto, io sono andato ad ascoltarlo a Modena. Era con l'orchestra diretta da Mirko Besutti e mi è piaciuto moltissimo questo, questo racconto. Mi è piaciuta tantissima questa musica eh, gioiosa di questi cento ragazzi. Un, insomma, un, una gioia per, per le orecchie, una gioia per gli occhi. E allora abbiamo deciso di. Fare qualcosa in più, di aggiungere del, degli elementi e farla diventare una vera e propria opera, una vera e propria opera, eh, con tutti gli elementi de, dell'opera tradizionale. Quindi c'è la, la solista, c'è il coro e, e c'è l'orchestra. E quindi siamo arrivati a questo debutto, che ci sarà appunto il 2 dicembre alle ore 20, qui al Teatro Comunale, dove ascolteremo quest'opera. Però, insomma, arricchita di, di, di nuovi elementi, è stato inserito il, il coro, ma qui non era difficilissimo perché comunque nelle tragedie greche, visto che questo si, eh, insomma, è, un, è una vicenda che è, arriva dalla letteratura greca, e il, il coro c'è sempre, così come c'è la, la, la voce solista e quindi il professore ha fatto delle, delle varianti a questo testo e, Chiedo al professore un po' di raccontarci. Allora, due cose. Innanzitutto il mio incontro, ormai tantissimi anni fa, con la banda giovanile John Lennon e con Mirko. È stato il giorno del terremoto, un giorno terribile, ma noi dovevamo tenere insieme tutti e siamo partiti dai ragazzi e dalla musica. Ed è stato l'elemento che ha permesso una rapidissima rinascita di tutto il nostro territorio colpito dal terremoto. Da allora, con questi ragazzi fantastici, siamo andati in giro per il mondo. Abbiamo capito però che dovevamo fare qualche cosina in più. E allora siamo tornati al mondo, il mondo in pace, il mondo in guerra, l'insensatezza della guerra, come hai detto tu in maniera splendida, e ci siamo ritrovati a dover fare una cosa che quando è arrivato al Teatro Comunale di Ferrara ci ha chiesto fate il passaggio in più, non soltanto un narratore, che in questo caso è Luca Violini, fantastico, ma anche un coro, quindi la voce di tutti. E poi una ragazza, una ragazza che canta, una ragazza che canta e canta che cosa? come una ragazza del, di questo anno, vede una storia così antica. E allora è diventata... che cosa? Vedete, ragazzi, l'opera è un pezzo della nostra storia, va dalla metà del Settecento, l'abbiamo visto la volta scorsa, a Turandot, all'inizio del Novecento. Dopodiché l'opera è morta? No, si è trasformata. È diventata una narrazione, è diventata parola è diventata musica, è diventata coro. E proviamo a fare questa cosa, questa nuova avventura, questo nuovo viaggio. E la facciamo con la banda giovanile John Lennon. Ragazzi, una gioia davvero per gli occhi e per le orecchie, visto che abbiamo qui il direttore, il fondatore Mirko Besutti, forse può raccontarci. Non è, è un bel segnale essere il fondatore. <ride> <ride> Vuol dire che ho iniziato molti anni fa, ragazzi. No, sono vostri coetanei che vanno al liceo come voi, che vanno a qualcuna università, qualcuna. Sì, vanno dai 14 ai 22 anni. Lo fanno in estro scolastico. Sono accompagnate da una decina di insegnanti, perché come in tutte le formazioni musicali, Marcello, lo sai che abbiamo bisogno anche dell'insegnante, ma non perché sia il protagonista è l'insegnante. No, i protagonisti sono i ragazzi. I soli li faranno tutti i ragazzi, non. Insegnanti. Tutti noi abbiamo bisogno di eh, grandi maestri, anche il professor Patrizio Ass Bianchi. Assolutamente. Io, nella mia vita ho avuto la fortuna di grandi maestri che riconosco ancora oggi. Ma perché in musica c'è un aspetto importante, che è l'imitazione. Mi spiego? Cioè, la musica è imitazione. Io suono di fianco uno e apprendo anche solo ascoltando, che guarda, è una cosa abbastanza singolare. Questi ragazzi eh, fanno questa esperienza, provano tutte le settimane con un maestro che è anche un po' un carattere un, un, un po' così, però eh, abbiamo fatto tournée l'ultima con... Patrizio, siamo stati a New York, cioè non è che abbiano solo eh, l'onere di, 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 di essere martoriati dal sottoscritto. Facciamo anche cose di questo tipo. Io credo che eh, aver scritto, tra l'altro in maniera originale, cioè le musiche che sentirete, che uno dice: Ma che hanno alcuni aspetti anche musiche che provengono da, da non dall'Italia o dalla Grecia, ma da, potremmo dire dal Sud America, che sembrano ma cosa c'entra? Invece sono molto attuali: sono molto attuali perché, perché danno, sono molto eh, vicine anche al vostro modo di ascoltare la musica. E avendo questi ragazzi, eh, i miei ragazzi della giovanile, eh, appreso questi linguaggi, perché loro fanno anche verdi, fanno anche, ma questo è un linguaggio totalmente nuovo. Ecco perché. Questa è la freschezza di quest'opera. L'altra cosa, noi siamo un esempio della scuola affettuosa. Avete sentito parlare, vero, di scuola affettuosa? Cosa vuol dire? Che nessuno rimane indietro, che ognuno con le proprie potenzialità, sono diversi ragazzi diversamente abili che suonano con gli altri, non hanno scritto disabile qua, ma con delle tecniche che sono quello del vestito su misura, nel senso che prendiamo le loro competenze e le integriamo con le loro competenze con gli altri. E nella musica questo è possibile. Questo è il messaggio che diamo. Grazie Mirko. Ma adesso andiamo ai ragazzi della, della quarta B del liceo Roiti, perché su questo testo hanno fatto delle analisi che ha sorpreso eh. anche chi sì. l'ha scritto. Chi l'ha scritto ascoltandovi, ho detto, beh, in effetti io non avevo pensato a questo, però sì. E quindi siccome avete cose più interessanti da, da dire addirittura di chi ha scritto il testo, noi andiamo a sentire le vostre voci. Quindi adesso da Leonardo, Francesco e Giacomo sentiamo un po' comunque i, i preamboli di questa storia. Quindi ci parleranno di Omero, di Odisseo e di Patrizio Bianchi, mettendoli nella stessa fascia di età, di epoca storica. <ride> Prego. Dopo la laurea in Scienze Politiche nel maggio del 1976 presso l'Università di Bologna, Patrizia Bianchi si specializza in Economia e Politica Industriale presso la London School of Economy and Political Science. Nell'80 diventa ricercatore presso l'Università di Trento e nell'82 eh, ricercatore universitario nell'Università di Bologna. Nell'89 diventa professore eh, di Politica Economica e ricoprerà lo stesso incarico nel 91. Dal 2012 al 2020 è stato assessore eh, alle politiche europee eh, per lo sviluppo. Nel 2020 gli viene assegnata la cattedra dell'UNESCO presso l'Università di Ferrara. E infine nel 12 febbraio del 2021 eh, viene eh, scelto da Mario Draghi come Ministro dell'Istruzione. Bene, professore, lei sa la saprebbe dire così la sua? No, uh, uh, <ride> c'è una, una cosa importante che ah, voglio aggiungere. Io ero professore a Bologna, ma nel 97 ho deciso di venire a Ferrara per fondare la facoltà di economia. Anch'io ho lasciato un porto sicuro per andare verso un mare aperto. Però dopo tanti anni, dopo 25 anni siamo contentissimi. Bene, allora adesso parliamo invece dell'odisseo vero e, del, e del, di colui che si pensa abbia narrato tutte queste vicende di Omero. Prego. La figura di Omero è da sempre stata avvolta da un'aurea di mistero, infatti sin dall'antichità sono sempre state fatte molte supposizioni sulla sua identità. Omero nacque in Grecia, forse ad Atene o forse a Chio, molti pensano che sia nato nell'undicesimo secolo a.C., altri invece attribuiscono la sua nascita all'8 secolo a.C. Sappiamo che gli antichi greci per moltissimo tempo hanno tramandato la figura del cantore cieco e essi attribuivano alla cecità simbolo di doti profetiche e di sacralità. A partire dal XVII secolo gli studiosi iniziarono a porsi molte domande sulla figura e sull'identità di Omero, domande che ancora al giorno d'oggi sono alla base della cosiddetta questione omerica. Sappiamo che secondo alcuni i due poemi Lilia dell'Odissea, che ancora oggi sono alla base della cultura occidentale, non sarebbero stati composti da un'unica mano, ma risulterebbero essere le espressioni di generazioni di cantori popolari, nonché iomeridi. In ogni modo, i due poemi e la figura del loro autore sono ancora oggi un enigma in gran parte risolto, ma forse sono anche il motivo dell'immenso fascino che continuano a creare ancora al giorno d'oggi. Ulisse, protagonista dell'opera di Patrizio Bianchi e dell'Odissea, è una figura di mol molta importanza, perché comunque è raffigurato come, da Omero come um, un uomo di grande astuzia e di intelligenza. Lui, però, è spesso in contrasto ai agli dei del dell'Olimpo, soprattutto Poseidone, che è la causa del delle sue peripezie in mare per vent'anni. È il re di Itaca, eh, isola del mare Egeo e lui e i suoi compagni sfidarono per l'ennesima volta l'ira del, del, del Re dei Mari superando le colonne d'Ercole secondo una delle tante scritture del, dell'Odissea. Lui ha una moglie, Penelope, e un figlio Telemaco, ma l'unica che rimarrà davvero eh, fedele sarà per appunto la moglie, che per vent'anni non, eh, non si fece imbrogliare e rimase fedele a suo marito. Eh, lui non capisce nel brano quanto sia stupida questa guerra durata vent'anni in mare e non, ehm, perché comunque non, ehm, non capisce quanto questo abbia impattato negativamente sul suo popolo, perché prima di partire lui fece tre promesse eh, al, al popolo di Itaca. Una di ritornare famosi, ricchi e che nessuno sarebbe morto. Non, eh, non eh, considerò neanche una. Bene, grazie. Allora, questa è un'opera che a differenza del, delle altre opere liriche ha un testo piuttosto importante, tant'è che prevede la, la presenza di una voce recitante che è quella... Luca, di, di Luca Violini, quindi cioè, è un'opera che va oltre il, il melodramma, però guardando in, indietro alla, appunto alla eh, tragedia greca. E siccome il testo è piuttosto importante, adesso chiediamo ad Emma, a Tommaso e Matteo di raccontarci la storia che ha scritto il professor Bianchi. Odisseo è anche protagonista del libretto uh, Le guerre di Ulisse scritto da Patrizio Bianchi, dove però troviamo uh, un Ulisse sotto il punto di vista umano, che tornato a casa va a ripensare ai suoi compagni deceduti in guerra o durante il viaggio di ritorno verso la patria. Va inoltre a pensare a sua moglie Penelope che ha abbandonato per vent'anni e che se all'inizio poteva considerare quasi come un supporto, adesso anche lei è vista come una nemica. Inoltre eh, va a pensare al perché lui sia andato in guerra e da questa considerazione appunto inizia la storia. All'inizio la Grecia era alleata con Troia ma quest'ultima aveva iniziato ad avere troppi benefici economici. Così i greci decidono di cercare un casus belli per rompere gli accordi e attaccare. Sarà, Udi, eh, sarà Ulisse a proporre questo piano, che consisteva nel far incontrare Elena, moglie di Menelao, e Paride, che era il figlio di Priamo, così da andare a creare uno scandalo che si sarebbe diffuso in tutte le città della Grecia. Così con un pretesto Agamennone e i greci eh, possono approdare sulle spiagge di Troia. Si pensava all'inizio a una guerra breve, a una guerra facile, senza troppe vittime. Si pensava a un ritorno a casa eh, con enormi ricchezze, ma purtroppo nessuna di eh, queste eh, considerazioni eh, risultò vera. Il libretto continua con il terzo capitolo descrivendo i vari umori presenti tra i soldati dell'esercito di Agamennone ed alleati. La maggior parte di essi è entusiasta di partire in guerra, convinto di riuscire a conquistare Gloria ed un bottino importante. Non mancano però i dubbi, soprattutto tra i re delle varie città alleate, dubbi riguardanti le vere intenzioni di Agamennone e di come vuole. Eh, gestire la guerra. Una cosa che ha fatto molto scalpore tra l'esercito è stata appunto la volontà di Agamennone di eh, sacrificare addirittura sua figlia per poter eh, eh, avere su il successo in guerra. E nonostante i dubbi, eh, sono partiti alla fine. Nel capitolo 4, intitolato Sulle specie di Troia, abbiamo l'esercito che appunto approda a Troia e eh, si rende conto di quanto sarà difficile attaccare questa eh, città considerando che è posizionata in una zona molto alta e eh, circondata da mura eh, questi due fattori eh, resero eh, inutili o, o, o quasi del tutto inutili eh, catapulte e eh, arieti che erano le migliori macchine d'assalto che erano eh, del, dell'esercito questo appunto si eh, ridusse in una carneficina per l'esercito greco nel capitolo 5 invece inizia con, una, con la invocazione alla Musa eh, che recita «Cantami, eh, Odiva, del Pelide Achille, l'ira funesta, che eh, infiniti lutti eh, addusse agli Achei, eccetera, eccetera. Avrò sentito migliaia di volte lira, lira, l'ira funesta di quel deficiente». Questo va eh, a intendere appunto che eh, la guerra di Troia veniva sempre vista come eh, eh, Achille contro Troia ma in realtà veniva sempre messo in secondo piano i migliaia di morti dell'esercito che ci furono in questa guerra, proprio come ai giorni d'oggi i migliaia di morti che vengono ignorati in tutte le guerre del mondo. Partizio Bianchi alla fine fa anche una, una, una riflessione. Sono sufficientemente vecchio e sufficientemente scettico da rendermi conto che la bontà attiva, come la chiamo io, è un orizzonte condiviso quasi impossibile. Però può eh, diventare la mola del singolo, il miglior contravveleno che eh, ogni uomo può valersi. Questo va eh, a far intendere, appunto, che eh, ogni uomo può migliorare la eh, società cercando di migliorare se stesso. Bene, grazie. E adesso andiamo in un'altra area, e cioè eh, dopo appunto, aver raccontato la storia. Quali sono i riferimenti letterari? E quindi qui, professore, so, qui, qui arriva qualcosa per lei che forse è meglio delle, di quando è stato nominato ministro. Una eh, cosa da... sì. Perché i ragazzi l'hanno messa, paragon... messa in relazione con Italo Calvino, Torquato Tasso e Primo Levi. Ah, Ma è di più della nominata <ride> ministro. <questa>. Assolutamente sì. <ride> Bene, allora, amici, sami. E Christian ci parleranno di questi riferimenti letterari che dialogano con le guerre di Ulisse del professore. Nel 1943, nella riviera del ponente, abbiamo questo giovane ragazzino orfano, Pin, che viveva con la sorella nera, che era questa prostituta che andava a frequentare i soldati tedeschi. Pin era un ragazzino sempre in cerca di attenzioni, infatti questa continua ricerca di attenzioni lo porta a rubare la pistola a un soldato tedesco e questo lo porterà a farsi arrestare. Riesce ad evadere grazie a questo partigiano, eh, Luca Rossi, che, Rossi che insomma, da lì a poco lo, lo abbandona e lo lascia al proprio destino. E da lì incontra questo partigiano che era eh, il burbero cugino, che insomma lo, rimane con lui per un po' di tempo e poi lo porta a questo gruppo di altri partigiani. Calvino, nel Sentiero dei Nidi di Ragno, vuole approfondire insomma eh, la figura del partigiano, vedendo che è una persona reale, non è un eroe, infatti rappresenta la parte anche della paura e dei visi reali di questi partigiani. Calvino voleva anche rappresentare la, la Liguria del tempo, come, come insomma la gente viveva ai tempi della guerra e Calvino sosteneva che insomma la guerra era insensata, appunto approfondendo il punto di vista di Pin, perché insomma era questo bambino che... Si ritrovava tutte le giornate in mezzo alla guerra e si osservava la guerra attraverso il punto di vista di un bambino alla fine. La trama illustra come la guerra sia insensata e che vada a danno delle, delle persone civili e che appunto per questo, secondo Calvino, la guerra è perfettamente evitabile e insostenibile. Giace il cavallo al suo signore Appresse. Giace il compagno a il compagno estinto, giace il nemico a poi il nemico, e spesso sul morto il vivo, il vincitor sul vinto. Canto 20, Ottava 51, Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Nel finale della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso emerge un profondo ritratto sull'insensatezza della guerra. Questa magnifica rappresentazione di Torquato Tasso della conquista di Gerusalemme eh, riflette sulla vittoria effimera, ma soprattutto sul costo umano devastante. E questa, quindi questa vittoria effimera si scontra con il dolore provocato da questa guerra, sottolineando la futilità di questi conflitti. La narrazione riflette sul fatto che, che la guerra non porta vera gloria e onore, ma soltanto guerra, dolore e distruzione, e ci fa riflettere sulla necessità di trovare una concordia e una cooperazione tra l'umanità. E con questo finale, lui ci, ci invita a riflettere sulla follia della guerra. Sull'insensatezza e sulle sue cause devastanti, che procura al popolo e all'ambiente, e ci invita a riflettere su trovare una concordia tra questi umani anziché fare la guerra. Ecco il pane, gli è stato tolto il nome, chiamatelo. Queste sono le parole che usa Primo Levi all'inizio del suo testo, Se questo è un uomo. E con queste parole va a denunciare il furto dell'identità che è un simbolo della brutalità bellica. Attraverso il suo racconto Primo Levi fa apparire questa figura della disumanizzazione che è un fenomeno per il quale gli uomini, gli individui, diventano ombre senza volto, vittime di una macchina distruttrice che annichilisce la dignità umana. Descrivendo la lotta per la sopravvivenza, e il degrado morale presente nei campi di concentramento Primo Levi ci conduce in un viaggio dove la fame, il freddo e la brutalità mettono completamente a nudo la fragilità di una civiltà in un periodo di guerra e la scrittura di Primo Levi è impregnata di una riflessione che ci porta a pensare quanto appunto una guerra sia insensata e completamente evitabile ci esorta quindi a preservare la nostra umanità anche in circostanze di difficoltà e porta anche alla riflessione di quanto sia importante costruire un futuro basato su comprensione e compassione. Bene, grazie. Allora professore, eh, Amin, Sami e Christian hanno, eh, mettendo in relazione il suo testo, hanno citato altri autori, appunto Calvino, Tasso e Primo Levi. e eh, riassumendo, eh, insomma, i, a, a, hanno parlato di follia, insensatezza, annichilimento della eh, dignità umana, tutto questo emerge anche dal, dal suo testo, mi sembra che abbiano colto nel segno i ragazzi. Beh, innanzitutto grazie ragazzi, grazie alla vostra insegnante, grazie a questo lavoro che avete fatto. Sono veramente molto commosso, ma lo dico veramente: proprio eh, nel senso della parola, cioè mi avete mosso, spostato in avanti. E comincia la parola stessa, mi sono mosso con voi. Questa vuol dire la parola commosso, mi sono mosso con voi. E questa esplorazione che avete fatto partendo dalle cose che io ho scritto, mi, beh, ragazzi, mi prende molto, mi prende molto. Vuol dire, che, vuol dire che sono parole su cui dobbiamo continuare a lavorare, continuare a riflettere. Allora adesso cominciate a scrivere anche voi. Ricordatevi che scrivere è bello perché vi permette di andare dentro alle parole. Le parole sono una cosa che noi usiamo così, un po', molte volte nel frullatore. E invece la bellezza è proprio riuscire a metterle in fila e riuscire a governarle per dire a qualcun altro che ci siamo commossi, cioè messi in movimento assieme. Grazie raga. Professore, non è finita qui perché invece adesso dai, eh, dalle suggestioni eh, letterarie che ha suscitato appunto queste guerre di Ulisse, invece hai riferimenti storici e di altre guerre altrettanto tragiche come tutte le guerre. Quindi adesso Francesco, Thomas e Alessandro ci parleranno dell'evoluzione eh, della guerra nella, nella storia. Prego. Salve a tutti, sono Francesco. E se c'è una cosa che abbiamo capito uh, nei secoli e nei millenni è che la guerra si evolve uh, nel tempo. A partire dalla distruzione di monumenti e strutture fino ai diritti umani nel corso del Novecento e anche ai giorni nostri. Una cosa che accomuna, però, le guerre antiche a quelle moderne è uh, di sicuro la distruzione appunto di monumenti, uh, patrimoni e altre, a volte anche di città intere. Un esempio può essere la rasa al suolo di Troia, che come narra la leggenda e anche le strutture narrano, è caduta dopo dieci anni di assedio greco. E come Troia rappresentava lo splendore per la sua epoca, il simbolo dello splendore per la sua epoca, secoli dopo venne bruciata anche la biblioteca di Alessandria d'Egitto, in una guerra civile tra Cesare e Pompeo. La biblioteca di Alessandria, infatti, rappresentava ehm, il più grande centro culturale di scambio e di trasmissione della cultura dell'epoca, simbolo dell'ellenismo. Quest'ultimo esempio porta eh, alla conclusione che eh, l'uomo distrugga ciò che l'uomo stesso ha creato, di come la bellezza venga oscurata dall'inutilità della guerra e di come quest'ultima, porti dall'essere il creatore, con la c minuscola, a essere il distruttore. La guerra, nel corso della storia umana, ha attraversato insomma, varie trasformazioni. Per esempio, dall'antichità, le battaglie che si combattevano erano soprattutto corpo a corpo. Passando alle guerre moderne, con insomma, le invenzioni di nuove tecnologie e anche del progresso della scienza, ha influenzato molto la guerra, l'assetto e le strategie impiegate. Soprattutto nelle tattiche militari, nella comunicazione e anche nei mezzi impiegati. Un altro fattore molto importante che causò molte guerre è proprio la religione, e, diciamo, le guerre religiose, soprattutto, nascono proprio per l'intolleranza e anche l'intolleranza diciamo, religiosa e il fanatismo, che insomma, <coughs> avveniva nelle varie confessioni religiose cristiane. E nella prima parte dell'età moderna possiamo prendere in riferimento la guerra di 30 anni, che era l'ultima delle grandi guerre di religione dall'impero di Carlo V contro le altre nazioni che volevano l'indipendenza del, del loro credo. La guerra di 30 anni comportò una grave crisi economica e anche sul campo sociale. Le popolazioni diciamo, subirono varie distruzioni, eh, saccheggi e anche... Diciamo, deportazioni diciamo, forzate che causano una grande sofferenza nelle persone. Le guerre moderne invece oltre ad avere una distruzione che riguarda beni materiali come ad esempio il Castello Sforzesco a Milano nel 1943, il Palazzo dell'Archiginnasio Bologna nel 1944 insieme alla Chiesa degli Eremitani a Padova, tanti, <coughs> tanti esempi possiamo prendere abbiamo una distruzione più di diritti umani, intesi come la privazione della figura dell'uomo. Basta pensare ad esempio ai campi di concentramento in cui uomini, donne e bambini ebrei venivano visti e trattati non più come persone, bensì come oggetti, come cose. Eh, ad esempio venivano identificati, riconosciuti attraverso un numero e non più attraverso un nome quindi andavano a togliere, diciamo, la loro identità, ciò che li identificava in esseri umani. Quindi siamo passati da avere nelle guerre antiche una distruzione prevalentemente di opere strutturali, come ad esempio biblioteche, monumenti, città, ad avere nelle guerre moderne una distruzione, un annientamento eh, di quelli che sono i diritti e i valori umani. Davvero, davvero belle queste riflessioni ragazzi, davvero complimenti e adesso ci addentriamo nelle riflessioni delle donne che subiscono eh, la guerra, quindi chiediamo Sara, Sofia e Chiara un approfondimento su questo aspetto altrettanto importante. La guerra. La, la guerra non è solo un affare militare, non colpisce solo chi va a combattere, ma soprattutto gli innocenti, donne, bambini e anziani, indifesi, costretti a rimanere a casa, ma ugualmente ne subiscono gli orrori. Sono loro che durante i conflitti vengono catapultati in prima linea, diventando i protagonisti inerni e silenziosi della tragedia. È proprio per questo motivo che abbiamo voluto e dovuto analizzare la guerra attraverso gli occhi di Penelope e di tutte le donne che aspettano il ritorno dei propri mariti e dei propri figli in un silenzio eterno. Che nonostante sostengono la vita, il tessuto della vita quotidiana, mentre la guerra lacera i corpi e la mente degli uomini. La guerra porta alla mancanza di un posto sicuro da porte chiamare casa, provoca milioni di sfollati, molti civili diventano combattenti, mentre altri sono sotto assedio nelle città. La guerra porta alla mancanza dell'acqua, del cibo, del riscaldamento, dei mezzi per comunicare. La guerra colpisce su tutti i fronti, le più inconsapevoli vittime del più vulnerabile più vulnerabili della guerra come bambini e adolescenti che a contatto con il terrore, l'oppressione e il dolore maturano questa esperienza in un trauma così persistente che eh, l'ansia, la paura, li porterà per, cioè, questo, questi sentimenti li porteranno per tutta la loro vita. Inoltre non solo gli uomini combattono, infatti le donne hanno un ruolo di protettrice della vita, tuttavia in questo processo di degrado le donne perdono il loro, le, le, la loro dignità, i loro diritti e infine siamo tutti vittime di una guerra insensata. Penelope rappresenta la forza ehm, silenziosa di tutte le donne nel corso della storia che sostengono, come ha detto la mia compagna, il tessuto della vita quotidiana mentre eh, la, la guerra si svolge ai confini della loro esistenza. Infatti eh, Penelope, oltre a essere la moglie fedelissima di ehm, Odisseo, ehm, incarna la pazienza e la forza nell'attesa del ritorno del marito. Ma eh, Penelope, mentre eh, Mentre Ulisse sta vivendo gli orrori del conflitto, ehm, vive ehm, intrappolata nel suo regno eh, tra ansia e incertezza. Sicuramente ad alimentare l'ansia è la sua solitudine e il tempo diventa una sorta di nemico invisibile che alimenta la sua incertezza. La sua mente è tormentata dal, dall'incognita del, del destino del marito. Infatti ogni notizia dal campo di battaglia potrebbe portare o speranza o disperazione. Eh, il telaio di Penelope quindi va a ehm, rappresentare una sorta di via di sfogo per le sue emozioni. Tessere di sfare il filo infatti rappresenta ehm, una sorta di eh, ricerca, di controllo in un, in un modo che oramai le sta sfuggendo di mano. Quindi nonostante eh, lei sia lontana dalla guerra, essa plasma la sua vita, costringendola quindi a resistere a tentazioni e a delle pressioni esterne. Il dramma di Madre Courage è una dura condanna nei confronti di ogni tipo di guerra perché essa rappresenta solo morte e distruzione. Abbiamo un esempio nella dodicesima scena in cui vediamo la madre a fianco al cadavere di sua figlia, Catherine. Nonostante sia ancora piena di dolori, riluttante perché non crede alla morte della figlia, ancora una volta non riesce a incolpare la guerra. Infatti è la sua prima fonte di guadagno. Per tutto il dramma abbiamo queste immagini ossessive che corrono della guerra, armi, civili feriti, soldati cinici e violenti. Madre Courage si trova in questa situazione dove la guerra è proprio la causa, infatti va a giocare questo doppio ruolo di salvezza e distruzione. Salvezza perché, comunque, salva la donna dalla povertà, distruzione perché porterà tutti i suoi figli alla morte. L'autore vuole mettere anche a nudo la guerra dal punto di vista delle ingiustizie compiute dai soldati, le torture, la prostituzione. Le differenze che troviamo fra soldati generali e comuni e il quanto le persone diventino egoiste in questi periodi e tutti i valori vengano ribaltati e le virtù nascoste. <coughs> Madre Courage è proprio l'emblema della donna che ha imparato dalla vita ad essere più forte della vita stessa attraverso vari sacrifici, infatti sarebbe disposta anche a ferire e uccidere per sopravvivere, ma purtroppo non ha imparato nulla, perché la guerra è comunque un evento in cui lei si trova coinvolta, ma ne rimane strana emotivamente e ideologicamente, perché non ne capisce le ragioni. Entrambe le figure femminili che abbiamo analizzato, anche se in modi diversi, perché abbiamo il punto di vista di Penelope, che comunque vive nell'ombra della guerra, e nell'attesa e nella solitudine, e poi la madre che invece è proprio parte del conflitto, perché lei comunque ne cerca di sopravvivere, di trarre guadagno, vanno a rappresentare le conseguenze della guerra, anche se in modi unici, vanno proprio a rappresentare la complessità delle esperienze del conflitto, dal punto di vista femminile. Bene. Bene, adesso continuiamo, proseguiamo con Asia e Kira che ci racconteranno per chi la guerra dovrebbe essere giusta. Uh, sì, infatti se andiamo a vedere uh, le ragioni che hanno portato i leader politici a giustificare le loro azioni nel tempo, possiamo notare che uh, la maggior parte dei casi ricade sempre in queste tre categorie, l'utile, il necessario o il giusto. Beh, nel gruppo delle guerre utili possiamo considerare quasi tutte, se non proprio tutte, le guerre che sono state fatte in tutti i tempi, in quanto eh, una guerra è iniziata sempre perché eh, è utile a qualcuno, qualcuno ci guadagna qualcosa, perché non sarebbe necessario iniziare una guerra che non porta guadagni a nessuno. Invece nelle guerre necessarie si possono considerare quelle che sono state iniziate per fermare altri conflitti già in corso oppure eh, per riportare la pace in caso di eh, regimi dittatoriali. Citando infatti l'articolo 11 della Costituzione italiana possiamo intendere che la guerra non è ritenuta giusta ma eh, si può giustificare in caso di legittima difesa. Che però deve essere mossa eh, dalla retta intenzione di voler ripristinare la pace e non utilizzata come scusa per un'espansione territoriale. <coughs> Considerando infine eh, le guerre, non c'è un'effettiva definizione di un conflitto che si possa definire giusto, ma possiamo eh, dire che la giustificabilità di una guerra eh, deriva dai fini giusti che, pers che si perseguono. Ma esistono fini giusti tali da giustificare una guerra con tutta la sua carica di violenza, di morte? Di che tipi di fini stiamo parlando? Quando una, un fine può definirsi giusto? Allora, la guerra può essere considerata giusta se fatta per difendere il proprio stato, i propri ideali o anche la propria cultura. Però possiamo prendere, per esempio, nell'Iliade che la guerra è combattuta per gloria perché? Perché i greci consideravano la dimostrazione della propria forza uno dei valori più importanti. Inoltre, Omero in questo caso tende a mettere in evidenza la grandezza della vittoria in guerra invece del lato negativo di quest'ultima. Comunque possiamo anche notare che tutti i filosofi e tutti i letterati che si inseriscono in quest'ambito di guerra giusta tendono ad essere d'accordo che la guerra è una risposta ad un'ingiustizia subita in precedenza. Infatti se c'è un'offesa pregressa, allora c'è anche una giustificazione nell'attacco. Un Possiamo prendere per esempio anche Tommaso d'Aquino, secondo il quale ehm, per il bene della cosa pubblica, anche, i fedeli, anche per i fedeli, è lecito combattere anche per esempio nei giorni di festa queste guerre giuste. O anche Aristotele, il quale sosteneva che la guerra è moralmente corretta quando bisogna evitare di entrare sotto il dominio altrui o anche per ridurre in schiavitù i barbari. Possiamo notare che Cicerone specifica in pratica che quando si lotta per la supremazia o anche per gloria e si fa appunto la guerra, devono essere presenti queste circostanze che vengono definite corrette appunto in guerra. Beh. Egli sosteneva che la guerra fosse giusta se eh, diciamo finanziata per... Ehm, per ottenere delle riparazioni, per riparare un torto subito e se fosse anche eh, regolarmente annunciata. Di conseguenza possiamo vedere che la guerra è giusta soltanto se bisogna rivendicare e quindi anche diciamo, ricacciare indietro i propri nemici. Concludiamo col fatto che Cicerone eh, sostiene che per raggiungere la pace bisogna appunto fare la guerra, citando appunto che per godere della pace bisogna fare la guerra. Bene, grazie, davvero la, la vostra ricerca è incredibilmente ricca ed articolata. Andiamo verso la chiusura della nostra puntata con Filippo, Francesco e Mattia che faranno un confronto tra i conflitti odierni e i conflitti antichi. La differenza tra guerre moderne e guerre d'antichità sono molteplici. Le guerre d'antichità non possono essere considerate guerre tecnologiche, ma bensì sono considerate guerre di posizione e logoramento, che diedero vita a uh, conflitti secolari, dove gli uomini erano considerati eroi e la morte era considerata soglia della gloria in battaglia. Oggi non è più così perché infatti, dopo lo sterminio della seconda guerra mondiale e della carneficina ehm, del conflitto ventennale del Vietnam, che la guerra cambiò radicalmente, anche grazie all'impiego delle nuove tecnologie. Infatti, grazie all'impiego dei nuovi droni RX9, dei nuovi metodi tank, dei nuovi metodi di incorsione e degli nuovi schemi C4, che la guerra divenne di meno contatto. Un fattore fondamentale che ehm, diede un cambio tra guerra moderna e guerra d'antichità furono le conseguenze che accaddero dopo gli attentati terroristici del settembre del 2001. Un altro punto cruciale della guerra eh, è anche l'opinione pubblica, che iniziò a svilupparsi proprio durante la rivoluzione francese, dove infatti ci fu un cambio da sudditi a cittadini, dove i quali, diventati appunto cittadini, iniziarono a richiedere maggiormente i loro diritti. Oggi l'opinione pubblica svolge un ruolo fondamentale nella guerra, perché proprio i propri cittadini non perdono mai occasione per parlare di ciò che accade e dire la loro opinione, andando a sostenere sempre una delle due fazioni. Questo è merito anche grazie dei media e delle. Nuovi metodi di comunicazione. Infatti, grazie ai media le notizie ci arrivano sempre più velocemente, anche se a volte distorte dalle reali, a causa del fatto che questi possono andare a parteggiare solo da una delle due parti. Anticamente il soldato ricopriva una posizione di fact totum, ossia, egli era spesso coscritto, e la leva militare era obbligatoria, il valore della guerra era centrale in quanto essa costituiva motivo di onore ed elevazione per gli dei, o comunque nel caso delle crociate, essa era una fonte di coraggio e immortalava per l'eternità, ma d'altra parte il fallimento comportava la perdita di questo valore sociale. L'era medievale introdusse poi eh, ulteriori dimensioni nella, nella psicologia del soldato, in quanto vennero istituiti rigorosi codici d'onore che andavano ad applicare un'enorme pressione sull'aderenza alla comunità guerriera e ai suoi valori. La scelta di soldati che erano sedicenti nel credere alla causa per cui combattevano fu anche sfruttata come strumento di governo, come per esempio professava Machiavelli all'interno del principe, sostenendo che un esercito per essere funzionale, efficiente e forte, esso essere, dovesse essere composto da soldati credenti in una patria e non da mercenari. I due conflitti mondiali complicarono ulteriormente la psicologia del soldato perché il combattere per ideologie totalitarie, la grande propaganda e l'ambiente di trincea andarono a porre ulteriori pressioni sulla testa all'interno del casco verde scuro. E dopo il secondo conflitto mondiale, grazie alla professionalità e grazie alla maggior consapevolezza sui diritti umani, questa mentalità si alleviò, ma anche alienando leggermente la, la presenza del soldato dal campo di battaglia, cosa che è anche insegnata ancora oggi nelle scuole militari. Infine, il terrorismo andò ad attualizzare il concetto di guerra santa a quelli che sono i canoni odierni. Pertanto, il viaggio mentale del soldato è caratterizzato da una serie di mutamenti che avvengono in una narrazione intessuta di cambiamenti culturali, politici e avanzamenti tecnologici come un ricco arazzo che culmina nelle complessità etiche e psicologiche della mentalità eh, del soldato di oggi. Che, eh, ad esempio, in un soldato in Medio Oriente, come potrebbe essere l'Afghanistan dello scorso decennio, la difficoltà più grande non è la battaglia o l'allattamento al territorio, la difficoltà più grande è il ritorno a casa. Infine, andiamo ad osservare come la guerra di Troia risale all'undicesimo secolo, come uno dei conflitti destinati a cambiare per sempre la mentalità dell'uomo. Le maestose polis greche divennero città moderne, la monarchia divenne una democrazia, la Grecia divenne un'unica nazione, ma signori, la guerra resta sempre guerra. Ed è proprio da qui che siamo partiti, dall'osservare come nonostante eh, le nuove tecnologie militari e le nuove strategie definiscono in continuo cambiamento la concezione che noi abbiamo dei conflitti, il problema rimane allo stesso modo intrinseco all'interno della società. Assistere ad una guerra in terza persona è come guardare una partita in cui i soldati sono solo delle pedine su una scacchiera manipolata dai potenti, che spesso vedono nell'esercito un tassello minuscolo ed insignificante di un piano più grande, trascurando talvolta l'identificazione stessa del soldato. Prima di tutto sono uomini, con diritti e sentimenti ma sono gli stessi uomini che sono mandati al macello su un campo di battaglia nel quale già si sa che non torneranno mai più indietro. Allo stesso modo la nostra attenzione si è concentrata su chi, come Penelope, la guerra non la combatte con le armi, ma che è in primo luogo vittima del conflitto. Da un'angosciante attesa di un marito con un destino a metà tra la vita e la morte a una ribellione dei principi nella sua stessa casa come similitudine di una condizione eterna in cui quando si fa guerra non si è mai sicuri, talvolta anche se lontani dal campo di battaglia. Infine la domanda sorge spontanea, la domanda che ci siamo tutti posti è sarà mai possibile avere un mondo senza guerre? Ebbene, chiediamoci quindi, quale sentimento scaturisce in noi nel fatto di renderci vittime di un destino che ormai possiamo cambiare, ma che ancora non abbiamo cambiato? Perché proprio dopo anni, secoli di insegnamenti, siamo diventati artefici della nostra sorte. E alla luce di quanto appena sottolineato, chiediamoci: se la nostra storia fosse un libro, vorremmo veramente che ogni capitolo terminasse sempre con lo stesso finale? Grazie Mattia, davvero, davvero grazie. Sabato 2 dicembre all'ora venti. Venite a vedere un po' il sunto di tutto quello che avete raccontato. Lo faremo attraverso le parole del professor Bianchi che verranno recitate da Luca Violini, e lo faremo anche attraverso la musica, che è probabilmente il linguaggio più potente che abbiamo a disposizione per veicolare emozioni e, 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 e idee. E lo farà la banda giovanile John Lennon, lo farà il coro dell'Accademia Vittore Veneziani, diretta da Teresa. Eh, Auletta, e le musiche originali saranno di Marco Somadossi e Frida Bollani Magoni. Io davvero non ho parola per ringraziarvi per il lavoro che avete fatto. Soprattutto vorrei che facesse un applauso alla vostra professoressa Patrizia Poletti. Grazie professoressa. Ci vediamo sabato 2 dicembre alle ore 20 con le guerre di Ulisse. Davvero grazie.